E benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video in collaborazione con la Globland che mi ha gentilmente omaggiato di questi meravigliosi prodotti che vi mostro adesso. E sono stati veramente gentili, mi hanno fatto ricollaborare con loro e in questo giro ho preso delle cose veramente carine. Allora, la Globland è un'azienda che vende prodotti per fare il fai da te, come stampini in silicone, stampini per fare la serigrafia. E vari altri materiali per fare le creazioni come i timbrini, le fustelle per fare l'intaglio della carta o della gomma Eva, insomma, hanno qualsiasi tipo di materiale per fare creazioni di vario genere. E in questo giro invece mi hanno dato la possibilità di scegliere dei prodotti veramente carini. E vi lascio intanto qui il link in sovraimpressione di Globland e anche il coupon se volete andare ad acquistare qualcosa. Io ve lo straconsiglio. Se a voi piace il fai da te, loro hanno veramente di tutto. E quindi iniziamo subito. Vi mostro quello che mi hanno omaggiato. Questo è il pacchettino, sempre bello, tutto bello sigillato. Dentro c'è il pluriball. E vado a tirarli fuori e vi faccio vedere pezzo per pezzo. Ho tirato fuori le cose e la prima cosa che vi voglio far vedere è questo qui. Questo è un silicone clear stamp, un stampino in silicone. Andiamo a vedere com'è fatto. Vediamo un po'. Eccoli qua, questi sono degli stampini fatti in metallo. Dovrebbero avere la stessa funzione degli stampini, quelli in silicone, ma li troviamo in metallo. Eccoli qua. Sono in rilievo. Io ho preso questo con la fantasia leopardata, veramente bello, mi piace veramente tanto. Eccolo qui, bellissimo, è in rilievo e non so se questo come si può fare per fare la stampa, ma penso che va a mettere sopra e si dovrebbe stampare. Sono praticamente degli stampini in metallo. Dopo dovrò capire come utilizzarlo perché mi pare un po' strano che si vada a mettere così. Io l'avevo visti e pensavo fossero un silicone, invece sono di metallo. Allora, ho preso questo qui con il leopardato, con la fantasia leopardata, e questo con le stelline, però queste sono stelline concave all'interno. Adesso ve lo apro pure questo, tanto dopo le dovrò provare, utilizzare, vedere come funzionano, perché è la prima volta che li vedo così. Ecco qua c'hanno pure uno scalino e poi qui c'hanno la conca, sono concave e quindi dovrò vedere come utilizzarle. Dopo magari guarderò il sito e vi farò sapere come si utilizzano, però sono veramente carine, mi piacevano queste due fantasie e volevo provarli anche per farvi conoscere qualche materiale nuovo per fare delle creazioni. Veramente hanno tantissime cose bellissime. Queste qui le voglio assolutamente provare, le proveremo insieme e vediamo come si utilizzano, perché qui c'è scritto silicone clear stamp, ma non lo so se questo qui è apposta per il silicone, bisogna che mi vada a informare. Comunque sono veramente belli. Poi, allora, un'altra, ho preso due cosine, altri due stampini, poi vi faccio vedere i materiali. Sono riuscita a farmi mandare i materiali per andare a fare la stampa sopra. Adesso vi faccio vedere che erano attaccati, come avete sentito. E ho preso questi due set di stampini, uno ha tutte le scritte e l'altro ha tutti i mandala e i disegni vari. Partiamo da questo qui. Questo ha tutte le scritte. Io volevo fare qualcosa di particolare perché mi piace tanto fare questa stampa. Quando ho fatto il cuscino mi è piaciuto tantissimo e questa volta cercherò di essere un pochetto più precisa perché con il cuscino ero stata un po' impreparata, ma questa volta cercherò di essere più mi organizzo di un pochino meglio e vi faccio vedere un tutorial molto carino. Allora, qui ci sta, guardate quanto
Già mi piace tanto mi piace tanto il cartoncino che contiene questi stampini, e questo qui appunto serve anche per farvi vedere bene le scritte. Eccoli qua. Questo è il primo, veramente bello, spero che riuscite a vederlo. Un attimo che tiro sulla fotocamera così vedete meglio. Ecco qui, l'ho tirato un po' su, ve lo metto per così, così lo vedete. Veramente bello, mi piace tantissimo. Allora ci sta la scritta Twinkle, Twinkle, Little Star. Twinkle, Twinkle, Little Star. È una frase carina, adesso non so cosa significa, ve la lascio qui. Piccola stella e Twinkle, Twinkle, non lo so. Però è bellissimo, cioè, c'ha le stelline. La nuvoletta con la luna e le stelle, cioè no, è bellissima. Questa mi piace tantissimo. Sotto nell'info box troverete tutti i link diretti a questi prodotti, così se vi interessa qualcosa potete andarla ad acquistare. Poi ci sta questa che è una nuvola gigante con pianeti, le stelle. Penso che si giri così, ecco qua, così lo vedete un po' meglio. C'è cioè una nuvola grande che sarebbe questa qui. Che sta qui in grande ed è veramente bella, mi piace tantissimo. Con le stelline, le nuvoline, stelle cadenti, il pianeta, cioè no, è bellissimo. Questo mi piace tanto. Poi questa qui, un'altra scritta. Do you know how loved you are? Dopo anche qui vi traduco cosa vuol dire, però è bellissima anche questa. Poi ovviamente voi potete prendere anche solo, io prenderò anche qualche volta solo scritto Loved oppure You Are, insomma si può anche prendere pezzo per pezzo le scritte, non bisogna prenderlo tutto insieme. Ovviamente si può fare anche tutto insieme, troppo bello, cioè bellissimo, guardate, metto così così lo vedete. Purtroppo più alto di così non riesco a metterlo, se no non vedo niente. Ed è bellissima, cioè stupenda. Poi andiamo avanti. Qui abbiamo la stella, bellissima. Una stella che è uguale a quella con la nuvola, però c'è la stella. No, è bellissima, cioè adoro. Adoro tantissimo, cioè stupendo. Guardate che bello. Faccio vedere piano piano. Faccio vedere anche così, così lo vedete tutto. Ecco, così si vede tutto un po'. Così si vede tutto, per così. Troppo bello. Cioè, stupendo. Poi c'è quest'altra. Good night, sleep think. Buonanotte, dormi felice, una cosa del genere. Comunque, sempre traduzione qui. Questa è stupenda, però mi piace tantissimo. La nuvola, la luna. No, è bellissima. Questa scritta è veramente bella. La metto per così. Troppo, troppo bella. Poi, e infine c'è questa qui con la luna è meravigliosa, con la luna è spettacolare, guardate, ve la faccio vedere per così, tanto riuscite a capire più o meno com'è, cioè no, è meravigliosa, adoro, adoro troppo. E questo qui è il primo set, che ho preso, mi piaceva troppo le scritte e ho detto no, le devo prendere. Assolutamente. Adesso vi faccio vedere il secondo set, lo andiamo ad aprire. E in questo set, sempre se c'è quello che avevo scelto io, ci stanno dei disegni veramente belli. Mi è piaciuto tantissimo, mi ha colpito tantissimo. E vado a tirarlo fuori un attimo. Eccolo qui. E anche qui abbiamo l'universo, qui il disegno dell'universo, così da poter vedere bene tutte le stampe. Allora, il primo è questo qui che è un mandala, bellissimo, un disegno proprio, sembra un mandala, veramente bello, questo si vede così, tanto è solo intorno, solo qui davanti, troppo troppo bello, cioè stupendo, bellissimo. Faccio vedere anche così, tanto è in tutti i lati, va bene. Cioè no, è spettacolare, bellissimo. Poi un altro è questo qui. Ecco, questo era quello che io ho scelto e che volevo fare la stampa.
Come vedete, è un leone con dei fiori qui a fianco. A me mi è piaciuta tantissimo questo disegno perché il leone mi piace tantissimo con questi fiori, questi petali, cioè no, è meraviglioso. Non vedo l'ora di farci una stampa subito perché è spettacolare. Adoro, adoro tantissimo. Troppo troppo bello, ve lo faccio vedere anche così, così lo vedete un po' intero. Bellissimo, cioè hanno queste stampe meravigliose. Poi ci sta questo qui. Questo è un acchiappasogni con la luna. Io adoro gli acchiappasogni, infatti ce ne stanno parecchi di acchiappasogni qui, dopo ve li faccio vedere. E sono veramente belli. Allora, non vi ho detto quanti sono dentro. 9. 9 di questi, ve lo messo al contrario, aiuto. 9 di questi, 9 stampini trovate veramente belli. Cioè, questo qui è stupendo, cioè guardate che meraviglia. Troppo troppo bello, bellissimo. Poi un altro è questo qui, sempre effetto acchiappasogni, però un pochetto più stilizzato. C'è questa luna con questi fiori, con questi decori e poi c'ha questi pendenti. Mamma mia, quanto è bello! Mamma mia, quanto è bello! È stupendo, adoro! Troppo bello! Poi ci sta questo qui che è una piuma, scusate, non una foglia, una piuma. Questa qui è molto delicata, bisogna stare attenti perché, come vedete, qui ha delle parti aperte, quindi bisogna stare molto molto attenti. Però è veramente bella questa piuma, è stupenda, guardate quanto è bella! Non ci credo, meraviglioso, cioè stupendo. Poi questo qui, questa c'era una scritta, non mi ricordavo, Relax your mind, keep good, mood, positive life, ovviamente, traduzione qui, e qui c'è una metà di un mandala, troppo troppo bello, veramente bello, mi piace tantissimo, stupendo. Poi ci sta questo qui, questo è un mandala doppio, cioè da una parte e da un'altra. Cioè, più piccolo da una parte e più grande dall'altra. Ve lo faccio vedere così, così lo vedete un po' meglio. Eccolo qui. Troppo, troppo bello. Cioè, questo per decorare qualcosa è meraviglioso. Cioè, stupendo. Ci si può fare i cuscini, ci si può fare qualsiasi cosa. Troppo bello. Poi ci sta questo qui. È un elefante. Qui ci sta l'elefante, che l'elefante porta fortuna. Ci sta l'elefante, come vedete, c'è la zanna, metà della proboscide e tutti i fiori, questi fiori molto esotici. Bellissimo, cioè stupendo. Lo metto per così, così lo vedete meglio. Cioè io adoro, adoro tantissimo, troppo bello. E infine l'ultimo è questo qua, cioè anche questo è uno spettacolo, ve lo lascio sempre girato, così lo potete vedere. Troppo troppo bello, adoro. Qui ci abbiamo due disegni anche un po' divisi che possiamo usare anche singolarmente perché questi qui fanno comodo anche per questo perché non, se volete solo una parte del disegno potete farlo senza stampare proprio tutto il disegno oppure potete ovviamente utilizzarlo con tutto il disegno, stamparlo con tutto il disegno. Bellissimi, cioè questi stampini sono meravigliosi. Veramente belli, adoro. Preparatevi perché farò qualche tutorial. Vi farò qualche tutorial perché voglio fare tante tante stampe di queste perché mi piace veramente tantissimo. Troppo troppo bello. Adesso vi faccio vedere gli accessori che andrò a decorare con la stampa. Ho preso delle cose molto particolari. La prima cosa sono questi ventagli. Guardate quanti ventagli ci sono all'interno. Veramente tantissimi. Sono dei ventagli, semplicemente dei ventagli. Adesso ve li faccio vedere, andiamo a vederli insieme perché io non li ho visti. Sono tutti colorati e ci si può fare la stampa sopra con questi ventagli qua. Adesso ve li faccio vedere. Eccoli qua, veramente belli. Guardate che belli, tutti colorati. E sono ovviamente ci stanno vari colori, uno diverso dall'altro, ma sono veramente belli. Ne vado a prendere uno. Vediamo un po' uno doppio, se ce n'è uno doppio, ecco.
Ah no, sono tutti colori diversi. Che bello, sono tutti colori diversi. Viola scuro, blu, verde, troppo belli. Vado ad aprire, intanto vado ad aprire questo bianco, così lo vediamo. Anzi, questo azzurro, quello bianco si sporca subito. Vado ad aprire questo bianco, questo azzurro qui e vediamo com'è fatto. Questi sono ventagli molto semplici, fatti di legno. Vediamo un po' se riesco ad aprirveli. Eccoli qua. Voi li mettete per così. Li mettete belli piatti, si possono stendere tantissimo e poi potete, ovviamente cercate di tenerlo fisso e poi fate la stampa. Sono fatti così e poi ovviamente dopo gli ridate la forma e loro ritornano alla loro forma originale. Ne sono uno, questo lo rimetto a posto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 di questi meravigliosi ventagli e sicuramente andremo a fare una stampa anche su questi perché sono veramente belli. Così vi faccio vedere anche come decorare questo tipo di prodotto qui. Questo tipo di prodotto qui come ventagli perché sono veramente belli. Sono fatti di carta. Non ve l'ho detto, sì, sono fatti di carta ovviamente, però sono bellissimi. Sì, e sono fatti proprio di carta, 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 quindi sono molto facili anche da decorare. Poi ovviamente sopra potete metterci anche una patina per renderli più resistenti e sono veramente belli. Guardate quanto sono belli, tutti i colori dell'arcobaleno praticamente. C'è anche questo blu intenso, rosa, arancione, verde, sono bellissimi. Questi li potete trovare sul loro sito e veramente vi consiglio se vi piace fare questi lavori e non avete idea, con questi potete sbizzarrirvi e fare qualsiasi tipo di decorazione perché sono veramente belli. Sono stata contentissima di averli presi. E infine l'ultima cosa sono questi qui. Questi sono dei sacchetti di tela. Perché ho voluto prendere questi per decorare appunto, per fare delle decorazioni anche su dei sacchetti. Sono grandi così. Adesso ve ne faccio vedere uno. Sono uno, due, tre e quattro. Sono quattro. Aspettate un attimo. Uno, uno, due, sì, quattro. Sono quattro sacchetti di tela. Eccoli qua. E sono grandi, sono proprio quadrati. Grandi così. Questi si possono, io lo posso utilizzare anche per farlo diventare un cuscino. Basta togliere questi lacci qui e metterci una cerniera qua e farlo diventare tranquillamente un copricuscino perché è veramente carino, mi piace tanto. Ovviamente potete usarlo anche semplicemente come un sacchetto semplicemente come un sacchettino. Perché questi sono dei sacchettini di tela che si stringono qua e poi si allargano. Però sono veramente belli, cioè stupendi. E la stoffa è buona, io la sento molto resistente e si può ovviamente stampare come ho fatto con il cuscino. Qui ci si può fare la stessa cosa, quindi non vedo l'ora di fare qualche creazione, di stampare qualche disegno che poi ci stanno, guardate, ci stanno veramente perfetti. Poi ovviamente per i ventagli andrò a usare queste cose piccoline, un pezzettino di qualche disegno, insomma andrò a inventarmi qualcosa. Questi sono tutte le cose che mi hanno omaggiato. Ringrazio tantissimo la Globland per avermi dato questa meravigliosa opportunità di ricollaborare con loro. Vi lascio qui il link in sovraimpressione del loro sito, così potete andare a guardare che cosa hanno di nuovo nel loro sito. Vi lascio anche il coupon se volete acquistare qualcosa. Io vi straconsiglio questo sito perché veramente i materiali sono veramente meravigliosi. Io mi ci sono trovata veramente bene quando ho fatto i tutorial. Quindi, se siete amanti del fai da te, correte da Globland perché hanno veramente di tutto.
Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi tantissimo, fatemi tanti commentini, fatemi sapere se conoscevate Globland, e se avete acquistato mai qualcosa da loro, se, quale stampino vi è piaciuto, fatemi sapere quale stampino vi è piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!